ringraziato moltissimo. Davvero ha detto così? Proprio così. E Fulgenzio sarà vostro. No. No. No, che non sarà mio, no. Ma perché no, anima mia? Perché non lo merito. Riconoscete dunque il torto che mi avete fatto. Eugenia, abbandonarmi per così poco. Basta, vi dico! Ma sì, 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 insultatemi che ne avete ragione. Io riconosco l'amore grande che avete per me, so di non meritarlo. No, idolo mio, no, non più. Sì, perdonatemi, sì. Che siano benedetti. Mi viene da piangere. Lavinia, Lisetta, Eugenia! Ma che cosa succede in questa casa? Sempre liti, sempre a gridare. Ma nulla di male e tutto di bene. Che cosa vuole qui questo temerario? E abbiate pazienza, signor zio. Questi è ad essere lo sposo di mia sorella. Ah, benone. Ah, qui si fa tutto senza che io ne sappia niente. Eh? Si dispone, si combinano matrimoni? No, Fulgenzio non è degno di imparentarsi con me. Sentite, la sposerà senza dote. Senza dote? Sì. Sì, signore. Sareste disposto a sposarla senza dote? Non ho nessuna difficoltà. Nipote mio, che il cielo ti benedica. Posso dunque? Dite. Eugenia, chiamatevi fortunata. Avete per marito l'uomo più ricco e più generoso del mondo. Posso dunque porgere la mia destra alla cara adorata Eugenia? Oh sì, porgetevi a subito. Fulgenzio, caro, finalmente siete mio e io sono vostra. Ma quante tribolazioni ci siamo procurati. Guardate quel briconcello di Cupido. Ci osserva e sorride. Si deve essere assai divertito con i nostri affanni, con le nostre gelosie, con le nostre pene. E finché durerà il mondo, altri come noi verranno a divertirlo. Perché l'amore degli uomini non muore.